Alison Remtech di Ferrara, intervento del vicepresidente di Caterina sulla riforma dei porti, governance centralizzata per la competitività degli scali italiani e sulle direttive UE, scelte insensate che generano un backshift. Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria, la premier fiduciosa sulla crescita dell'Italia, PIL al più 1% a portata di mano, prioritario aumentare la produttività del lavoro, poi sul Green Deal, risultati disastrosi. Eurostat, inflazione annua nell'area euro al 2,2% ad agosto, 4 decimali in meno rispetto a luglio, Italia tra i paesi con indici più bassi al più 1,2%. Medio Oriente, cyberattacco contro i miliziani di Hezbollah in Libano e Siria, almeno 18 morti e 4.000 feriti per l'esplosione di centinaia di cercapersone, l'Iran minaccia, Israele da punire. Gruppo Grimaldi, ottenuto per il 7° anno consecutivo il bollino per l'alternanza di qualità, il prestigioso premio assegnato da Confindustria per l'impegno nella formazione dei giovani.